Togliere la mascherina al chuso non è stata un'ottima scelta. Io quella l'avrei continuata a tenere perché in qualche modo preservava i momenti di massimo contatto all'interno, i supermercati, eccetera. Quello è stato un segnale troppo forte che tutto fosse finito. I numeri ci dicono che non è finito affatto. Così il professore Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di genetica medica dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, il quale sottolinea che il rischio di ammalarsi di Covid è molto alto anche per chi ha già contratto il virus. Il tasso di positività e decessi sono aumentati e non bisogna abbassare la guardia. Al chiuso la mascherina va mantenuta perché insieme alla vaccinazione rimane un'arma imprescindibile, raccomanda il professor Stuppia. In Abruzzo il numero di positivi è in costante e preoccupante aumento e nel frattempo continua anche la lenta risalita dei pazienti ricoverati negli ospedali, mentre il tasso di positività è salito al 20,64%. Era prevedibile perché ci sono due concause molto precise: da un lato l'arrivo delle nuove varianti Omicron che sono sempre più infettive e sapevamo che sarebbero arrivate perché in Portogallo in particolare già c'erano il mese scorso, e l'altro è che ovviamente abbiamo lasciato da parte qualsiasi forma adesso di controllo, di protezione, e abbiamo abbandonato le mascherine ed è ovvio che queste due concause ci portano ad avere dei numeri per cui abbiamo il doppio degli infetti rispetto all'anno scorso di questo tipo, purtroppo anche il doppio dei morti, quindi diciamo non è una sorpresa, è quello che ovviamente succede quando da un lato diventa una squadra più forte in attacco e l'altra diventa più debole in difesa. Chi ha già contratto il virus si ammala anche più volte. A cosa è dovuto questo? Ma soprattutto è dovuto al fatto che Omicron è come se fosse un altro virus, quindi i vaccini non danno grande protezione contro Omicron. Gli anticorpi delle precedenti infezioni contro i virus, non so, il ceppo di Wuhan, l'inglese, la Delta, a loro volta sembrano non proteggere più di tanto contro Omicron. Quindi noi abbiamo anche gente che si è infettata anche tre volte, perché magari prima si era infettata, non so, con la Delta o con l'inglese, poi arriva Omicron e si prende pure Omicron. Quindi chi per caso è vaccinato e ha anche avuto l'infezione non deve pensare per questo motivo di essere al sicuro dall'infezione. La vaccinazione protegge molto dalla sintomatologia grave, però in questo momento siamo tutti a rischio di infettarci perché Omicron è un'altra cosa rispetto a tutto quello che abbiamo visto prima, e considerando che in questa stagione avremmo dovuto avere una riduzione dell'intensità dei casi e dei ricoveri, in effetti un po' tutti abbiamo pensato aspettiamo che arrivino i nuovi vaccini in modo tale che abbiamo un'arma mirata contro i virus che ci sono adesso. Non dimentichiamo che Omicron 5 in due settimane è arrivato al 50% di prevalenza in Abruzzo, quindi sono veramente molto infettivi. Soltanto che ecco la sensazione che quest'estate non sia un'estate tranquilla come le altre, cioè abbiamo troppi infetti.